Allora, vediamo un po' di registrare questo video per la milionesima volta perché mi sono dimenticato di attivare il microfono. Un saluto da Emanuele e ben ritrovati in questo nuovo video in cui non parlerò nello specifico di un preciso videogioco, ma parlerò di due libri dedicati ai videogiochi. Mi riferisco a Storia del videogioco di Marco Cordericards, che è un noto giornalista del settore ed è anche il direttore del Museo del Videogioco di Roma. E poi parlerò di Thank You for Playing di Claudio Palazzolo, meglio conosciuto in Italia come il Dottor Game, meglio conosciuto su YouTube come il Dottor Game, che credo sia tra gli youtuber che trattano di retro game il più famoso nel nostro paese. Anticipo subito che sono due libri che mi sono piaciuti molto e quindi in questo video vorrei semplicemente cercare di far capire meglio a chi possono essere indirizzati. Anche qui mi sono segnato per punti gli argomenti da trattare e come primo punto vorrei rispondere alla domanda, cioè quale tra questi due libri consiglierei a chi si avvicina per la prima volta alla storia dei videogiochi e vuole ovviamente capirci qualcosa? Allora, il primo che consiglierei in questo caso è quello scritto da Marco Cordericards per due motivi. Il primo motivo è il periodo storico trattato nel saggio. Come dice il sottotitolo stesso, dagli anni 50 ad oggi, e per oggi intendo proprio l'epoca più recente, qui si parla anche della Switch o del PlayStation VR per intenderci. Attenzione però, perché esistono due diverse edizioni, la prima risale al 2016 o al 2017, adesso a memoria non mi ricordo, vediamo un po' se trovo... No, addirittura la prima edizione è del 2014, mentre invece questa che ho in mano io e che credo sia l'unica che attualmente si trova in commercio, si trovano entrambi facilmente su Amazon, risale invece al 2020. Il libro invece di Claudio Palazzolo copre soltanto un ventennio, anche qui lo si evince già dal sottotitolo che è 1983-1999, storie, trionfi e drammi dell'età dell'oro dei videogiochi. Il secondo motivo per cui consiglierei maggiormente il libro di Marco Cordericards a chi si avvicina per la prima volta ai videogiochi e alla loro storia è anche il linguaggio che si utilizza. Questo ha un linguaggio piuttosto formale, anche se non accademico, e può comunque essere compreso da tutti, anche da chi non è un grande appassionato di videogiochi, perché comunque non si utilizzano termini, non si utilizza un vocabolario troppo da gamer, anzi per niente direi. Mentre invece il libro del Dottor Game ha un linguaggio piuttosto colloquiale, cioè qui sembra quasi proprio come se ci si siede con un amico di fronte a un aperitivo e si chiacchiera di videogiochi, quindi c'è anche un linguaggio un po' più colorito, diciamo così. Come secondo punto invece è un po' la domanda contraria, cioè se uno invece la storia dei videogiochi la conosce già piuttosto bene o ritiene di conoscerla bene, quale di questi due libri consiglierei? Fermo restando che c'è sempre qualcosa da imparare, quindi questa è una lettura piacevole anche ed interessante anche per chi la storia dei videogiochi la conosce molto bene, invece in questo caso tenderei di più a consigliare il libro di Claudio perché... è come fare un salto nei ricordi, cioè anche qui ci sono tantissime informazioni storiche dettagliate, però sono impreziosite per l'appunto dai ricordi. Questo è un po' come fare un salto nei pensieri degli adolescenti degli anni 80 e 90. Questo è perfetto per chi, come me e come anche l'autore, è nato appunto negli anni 80. È un viaggio nelle fantasie che noi da ragazzini facevamo attorno alle console che dovevano uscire, diciamo così. Ogni capitolo infatti è dedicato a una specifica console ed è pieno di pensieri che gli adolescenti facevano
in merito appunto a queste macchine da videogiochi, macchine dei sogni, diciamo così. Un terzo punto che mi sono annotato e che anche in questo caso va, diciamo, a favore del libro scritto dal dottor Game è il fatto che Thank You for Playing punta anche un po' a far sorridere, perché andando a farci rivivere certi ricordi è pieno di aneddoti che sono sicuro tante persone hanno, in cui sono sicuro che tante persone si riconoscono, è pieno di esperienze che tanti ragazzini degli anni 80 hanno vissuto. Ad esempio, nel primo capitolo l'autore, dedicato al Nintendo, l'autore racconta di come da bambino fosse un po' invidioso del suo vicino di casa che aveva la console desiderata da tutti, mentre invece il giovane dottor Game no. Questa è una cosa che è capitata a me, ma sono sicuro che è capitata anche a molti altri, ed ogni capitolo è pieno di questi aneddoti che fanno davvero sorridere. Come quarto punto mi sono segnato di parlare ovviamente anche dell'aspetto più materiale di questi libri, no? La loro lunghezza e il loro costo. Se li si guarda da questa prospettiva, il libro del dottor Game sembra molto molto più succulento da questo punto di vista, però in realtà sono scritti con caratteri diversi e alla fine la quantità di cose da leggere più o meno si equivale. Anche col prezzo siamo lì. Il libro del dottor Game costa 18 euro, mentre quello di Accordi Rickards ne costa 16, e direi che entrambi valgono assolutamente il prezzo del biglietto. Veniamo invece adesso ad alcuni contro. Allora, per quanto riguarda il testo di Marco Accordi Rickards, Storie del videogioco, ho trovato qua e là alcune imprecisioni. Me ne sono segnata una, tanto per fare un esempio, e poi perché riguarda il Mega Drive, che è una delle console a cui sono più affezionato. A pagina 91 c'è una frase che dice, parlando appunto dell'uscita del Mega Drive: una guerra tutta orientale combattuta a colpi di hardware. Nel 1989 Sega lancia il Genesis, conosciuto in Occidente con il nome di Mega Drive. A me sembra invece piuttosto noto il fatto che il Mega Drive in Occidente, per Occidente si intende in questo caso negli Stati Uniti, si chiamava proprio Genesis, mentre invece in Giappone e in Europa ha mantenuto il suo nome Mega Drive. Questa comunque è una piccola imprecisione, ce ne ho trovate anche qualcun'altra molto rare, che però non mi sono segnato in questo caso. Tuttavia bisogna precisare che questo libro è interessante per altri motivi, cioè è interessante perché cerca appunto di entrare nella testa anche delle persone che hanno fatto la storia del videogioco, cerca di raccontare come la storia dei videogiochi in qualche modo si rapporti anche con la storia del mondo contemporaneo. Questo è la vera bellezza di questo libro e il motivo per cui anche potrebbe risultare interessante anche a qualcuno, soprattutto la prima parte, anche a chi magari dei videogiochi non gliene frega proprio niente. Bisogna leggerlo per capire questa cosa. Per quanto riguarda invece il libro del dottor Game, magari non a me non mi interessa, ma magari non a tutti potrebbe piacere il fatto che i testi utilizzati nei vari capitoli sono più o meno gli stessi discorsi che si trovano anche nelle serie dedicate alla storia delle console su YouTube, un po' come se il dottor Game avesse scritto il copione dei suoi video e poi li ha riadattati per trasformarli in questo libro. Ci sono ovviamente delle sistemazioni, delle aggiunte, e l'aggiunta forse più interessante per i suoi fan è il fatto che c'è anche un capitolo dedicato al Dreamcast, un episodio che almeno molti suoi fan gli richiedono da anni, ma che ancora su YouTube almeno non ha ancora pubblicato. Mi piace però vedere l'acquisto di questo libro anche come una sorta di riconoscimento, di omaggio al dottor Game, no? Che da tanti anni ci intrattiene con i suoi video molto interessanti, e questo mi sembra un po' come un acquisto anche. C'è un modo per ringraziarlo, per dirgli grazie per tutti questi video che ci fanno compagnia da anni. Come ultimo appunto e come ultimo difetto, però questa volta di entrambi i libri,
ma di in realtà tantissimi saggi che trattano di videogiochi, io ne ho un po' e più o meno tutti hanno questo problema, ovvero il fatto che ci sono pochissime immagini, soprattutto nel libro del dottor Game in questo caso, e anche quelle che ci sono non sono a colori. Ripeto, è una cosa che è un problema che attanaglia tutti i saggi legati ai videogiochi, però per me è un peccato perché essendo videogiochi, cioè le immagini comunque hanno un ruolo molto importante. Non so per quale motivo, forse è perché magari bisognerebbe pagare dei diritti d'autore alle varie software house, forse è perché magari la stampa, se con immagini a colori, costerebbe di più, quindi il prezzo finale del libro sarebbe superiore. Però secondo me, se anche questi libri dovessero costare anche 10 euro in più, chi è veramente interessato a questo tipo di letture li acquisterebbe lo stesso, e anzi con delle immagini a colori li apprezzerebbe ancora di più. Quindi non lo so, se è un problema di diritti o comunque di stampa, se comunque si potesse ovviare a queste cose pagandoli un po' di più, aumentando il prezzo di listino, credo che otterrebbero lo stesso identico successo. Bene, anche per questa puntata è tutto. Magari fatemi sapere nei commenti se avete anche voi letto entrambi questi libri e se avete trovato queste, siete d'accordo comunque con le cose che ho raccontato in questo video. Anche per questa volta vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e se vi va ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao. E sono sicuro, ripeto, che... Chi è? Pausa. Ok, adesso il corriere se n'è andato e non mi ricordo più dove ero arrivato. Molto bene. Ripetiamo.